Terza giornata, Coppa Natale, calcio a 7. Di fronte al Centro Sportivo Comasina di Milano, Sugliano Calcio, 0 punti nelle prime due gare. E i Lambangeles, 4 punti. Attenzione, palla buona, colpo di tacco! C'è un gol fantastico! Vai bello! Con la Ciavarella. Poi prova la conclusione in porta! E Tibra, Ciavarella, 2-0, Lambangeles. Russo, la rimessa per la porta è vuota, tenta il palloletto e segna Vigneri. Vigneri, la palla è buona e segna ancora Lambangeles, poco è servito. C'era la chance per Giuliano che segna con Boschetto. Poi per Paribello che calcia la respinta del portiere, c'è il tocco vincente di Ceccolin. Vigneri, qua ha cercato Paribello col taglio di Paribello e poi insacca il 6-1, doppietta di Paribello. Un'azione offensiva, palla che impalla, attenzione alla chance, passa di Arpini, poi non può nulla sul tap-in vincente di Boschetto. Colin, Paribello, c'è Colin, tutto solo, lo sbaglia Boschetto, bel numero e segna. Girata alta, finisce il match con la vittoria 7-3 di Lambangeles su Sugliano Calcio. Allora, siamo con Vito Paribello, man of the match, questa vittoria netta di Lambangeles, 7 punti, insomma, qualificazione archiviata, bella partita, anche loro comunque sono una bella squadra. No, sì, sì, è stata una bella partita combattuta dal primo all'ultimo minuto, però secondo me occasioni da gol meritate, abbiamo meritato di vincere, una bella partita, noi eravamo già, comunque avevamo già vinto, ci erano già passati. Sì, è stata una bella partita, pensavo peggio anche il freddo, invece abbiamo resistito anche. Beh, avevamo più freddo sicuramente noi a commentare la partita qui al gelo, ma hai segnato un gol da fantascienza, il primo colpo di tacco, questo qui è un gol da far vedere ai nipoti, ai figli, a tutti insomma. Sì, sì, no, è stato un bel gol, cioè io ho detto quello è l'unico modo in cui potevo fare gol. Metterla così di tacco e fare gol. Comunque tutta la squadra, perché noi siamo una grande squadra veramente. Bene, grazie e complimenti a Lambangeles.